Ed eccoci cari telespettatori a questa nuova puntata di Wine & Luxury, una puntata che si declina sempre con l'informazione, con il vino e con il lusso. Benissimo, iniziamo subito con l'informazione, con il nostro TG. Per chi ha saputo resistere all'anno infausto del Covid e mantenere in cassa una buona liquidità finanziaria, si è aperto il momento degli investimenti per rafforzare la propria catena produttiva. Stiamo parlando dell'interesse da parte del gruppo Zegna per alcune realtà industriali italiane, ovvero Tessitura Ubertino e Filati Biagiuli Modesto, quest'ultima operazione in un inedito tandem con Prada. Salvaguardare l'integrità della filiera è stato anche il motivo che ha spinto in aprile Ratti e Mantero, che già nel 2020 hanno sancito un'alleanza per sostenersi reciprocamente per migliorare la gestione dei clienti ed entrare insieme nella capitale del foto azzurra. Oltre a Zegna, il panorama dello shopping a monte della filiera ha visto protagonisti anche gruppi meno conosciuti dal grande pubblico, ma di grande rilevanza industriale, tra cui, pensate, Cadica, un gruppo specializzato nella fornitura di etichette, cartellini e packaging, dal 2019 in mano al fondo di investimento internazionale iCapital, che ha rilevato la maggioranza di gruppo grafico etichetta 2000 a giugno, con l'obiettivo di potenziare la gestione dei dati variabili, e questo è per loro un grandissimo successo. Anche per il gruppo importante come Nike, il colosso USA ha chiuso i tre mesi con vendite di 12,2 miliardi di dollari, equiparati a 10,4 miliardi di euro, in crescita del 16% su base annua. Risultato positivo che però ha un po' disatteso le aspettative degli analisti. Per quanto concerne ancora, vogliamo guardare al futuro con Plino Visonà, che guarda al futuro con un nuovo nome e una strategia di mercato che valica i confini nazionali. È un nome che si pone a stretto contatto sempre con il lusso. Dietro il restyling, ci dice proprio la D Mara Visonà, c'è l'obiettivo di una sempre maggiore internalizzazione e una comunicazione diretta dell'identità del marchio, un ritorno alle origini accompagnato da una crescente volontà di rinnovamento. Abbiamo deciso di accorciare il brand per renderlo più facile da pronunciare e ricordare innanzitutto la dicitura Italia 1959, che rimane una nostra pietra miliare su cui tutta la storia del marchio si è costruita. Non vogliamo distaccarci dalle nostre tradizioni, il cuore del brand rimane invariato e anzi implementato. L'obiettivo è di far crescere l'etichetta nel solco del suo DNA, potenziandolo. Stiamo mettendo molte energie e risorse nella collezione sul versante commerciale del marketing, ha proseguito la D, proprio per far crescere il marchio a livello internazionale. La tensione verso i mercati esteri non è una novità per il vecchio Plino Visonà, che a partire dall'avvento della pandemia si è concentrato più intensamente sul fronte italiano ed europeo. In Italia e nel vecchio continente il marchio sta andando molto bene, sia nel commerce sia negli investimenti. Anche in Russia Visonà gode di un certo riconoscimento. Che dire, auguri a questa azienda. E sempre per salutarci con il mondo del vino, ci sono dei vini che hanno un loro terroir, una loro storia. Noi questa volta vi portiamo nella zona di Sicilia con Fermata 125, la linea di due vini, un Etna bianco ed un Etna rosso, destinati solitamente al canale Oreca, il cui nome deriva proprio da quella omonima fermata che c'era a Pozzo di Sciaro, quindi pensate, non una fermata casuale, è quella che si trova proprio davanti alle cantine Valenti, partner di questo progetto, nella persona della D Francesco Tiralongo, che vede in questo quindi progetto anche lui come Visonà, un progetto legato molto all'identità, in questo caso all'identità proprio della Sicilia. E se le prime bottiglie, dice la D, che lanciamo in quest'anno vengono da un lavoro in parte già avviato dalle cantine Valenti,
quindi non al 100% nostro, come sarà d'ora in avanti. Chi ha assaggiato i vini ci ha detto che si sente già un'impronta diversa, e questo progetto sull'Etna per noi è anche un modo per proporci in un modo diverso sul mercato, che per noi è fatto al 50% in Sicilia, il 30% all'estero e solo il 20% nel resto dell'Italia. Abbiamo scelto questo nome, quindi anche un ritornare alla storia come produzione di nicchia, 13.000 bottiglie di bianco e di rosso, e poi un giorno si potrà, dice la D, forse arrivare a 30.000. E l'immagine che abbiamo voluto dare con una riconoscibilità dell'Etna e della Sicilia, e abbiamo scelto questo nome proprio per ritornare nella nostra purezza e nel nostro territorio. Una operazione avviata a mesi che vede oggi i suoi primi frutti con le due etichette appena lanciate. Il versante nord del vulcano ha un clima ideale, protetto dalle catene montuose, ed è caratterizzato da sbalzi termici tra notte e giorno. E questo per completare la nostra gamma con due vitigni Etna DOC che ci rappresentano oltre un sogno che si realizza sicuramente, anche perché c'è una grande spinta commerciale. E con queste notizie, con questo omaggio alla Sicilia e all'Etna, veramente auguri anche a questa nostra, loro e nostra realtà, questa azienda. Io vi saluto e vi do appuntamento dopo lo stacco per parlare ancora di arte, di vino e di lusso. A fra poco. Ed eccoci, cari telespettatori, al nostro secondo momento, il momento dove vi deliziamo sempre con l'arte piuttosto che con lusso, con la conoscenza. E quest'oggi lo facciamo andando un po' lontano dalle Marche, vicino appunto in Toscana, a Firenze, per una mostra che è stata inaugurata il 16 settembre nel complesso di Santo Stefano al Ponte, una mostra immersiva digitale dedicata al maestro del surrealismo Salvatore Dalì. E noi ne parliamo con il responsabile editoriale di Cross Media Group, Raffaele Nencini. Buonasera, dottore, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a lei. La Cross Media Group ha organizzato questa mostra in collaborazione proprio con la fondazione di Salvatore Dalì, e poi ringraziamo anche la persona del presidente di Cross Media, Federico Dalgas Pandolfini. Dottore, questa mostra di cui parleremo, perché è una mostra emozionale che lega anche due nomi che appunto sono Salvatore Dalì e Dante, e ne parleremo di questo riguardo anche i 700 anni che ricordano appunto Dante. Io, come faccio sempre con i miei ospiti, voglio introdurla con una citazione che ho proprio preso dal grande fotografo, scrittore, pittore, scultore, cineasta, design e sceneggiatore spagnolo, che appunto Salvatore Dalì. Il disegno è la sincerità nell'arte, non ci sono possibilità di imbrogliare, o è bello o è brutto. Beh sì, Dalì, come è abbastanza evidente per chi conosce il personaggio, era estremamente consapevole di quali fossero le logiche che regolano l'industria culturale, che regolavano l'industria culturale nel XX secolo, che sono sostanzialmente le medesime che la regolano oggi. Ciò che è cambiato l'ecosistema tecnologico all'interno del quale l'industria culturale è obbligata a muoversi, e con queste regole lui sicuramente giocava, tirando acqua al suo mulino. Quindi il personaggio Dalì è estremamente capace di catturare l'attenzione dei media, anche con affermazioni altisonanti come quella che lei ha appena ricordato. A questo personaggio, alla sua imponente figura e sterminata biografia artistica è dedicata la nostra esposizione, che cerca di
evidenziare quanto l'attività di Dalí si sia mossa quasi, verrebbe da dire, in un fare imperialista verso tutti gli ambiti di applicazione dello scibile umano. Come lei ha ricordato, Dalí è stato pittore ed è stato cineasta, è stato scrittore di libri anche di grande successo. La sua produzione letteraria è interessantissima, secondo me, è indispensabile per conoscerne l'opera pittorica. E direi quasi, so di dire una banalità, però tant'è, che non si possa conoscere il pittore senza conoscere lo scrittore Dalí e viceversa. Non si possa conoscere lo scrittore Dalí senza conoscere il pittore Dalí. Però è stato tante altre cose. È stato un soggetto ricorrente per decine di fotografi, di magazine nel XX secolo. È stato parte di un connubio artistico con alcuni importantissimi fotografi, tra cui sicuramente Halsman, realizzato copertine per dischi e ha inciso dischi in cui venivano immortalate alcune sue performance, ha realizzato pubblicità televisive, campagne pubblicitarie per vari marchi, realizzato gioielli. È un personaggio che oggi nel gergo giornalistico verrebbe definito un artista diciamolo a 30 gradi. E noi nella nostra mostra cerchiamo di evidenziare questi aspetti. Però scusi Raffaele, diciamo anche che il visitatore verrà a contatto con delle produzioni meno conosciute del maestro surrealista, con i dischi, i libri prodotti, pensate, per una campagna per una ferrovia francese, fino, e qui adesso ne parliamo compiutamente con lei, 100 xilografie originali che magistralmente ricavate dagli acquarelli eseguiti da Dalí per la Divina Commedia e qui riproposti da voi in occasione, come abbiamo ricordato prima, dei 700 anni dalla nascita di Dante. Su questo, come si è espresso anche il presidente appunto dell'Opera Laboratori Fiorentini Giuseppe Costa, mi piace ricordare che già nel 1962 l'editore fiorentino Mario Salani ripropose con la casa editrice Arti e Scienze a Roma un'edizione della commedia in 6 libri, 2 per ogni cantica, Inferno, Purgatorio e Paradiso, corredati dalle tavole di Dalí e con la supervisione, pensate, di Giovanni Nencioni, allora riconosciuto, ma ancora oggi uno dei più autorevoli studiosi della lingua italiana. Ecco, da lì voglio... Lei che è un responsabile editoriale, però lei insomma è una persona molto autorevole perché è nato a Fiesole, ma si è laureato in storia contemporanea, quindi la storia per lei ha sempre fatto parte del corredo della sua vita. Veramente lo spiega ai nostri telespettatori, Salvatore Dalí e Dante, dove ci passano secoli e secoli di differenza da due grandi e dove abbiamo una differenza tra scultura, pittura, eccetera, con la scrittura. È vero che poi potremmo fare il nostro detto di Bellori, ut pictura poesis, però voglio che lei mi completa questo matrimonio, questo binomio, e come è stato anche voluto, ideato da voi fortemente, sicuramente legato all'evento dei 700 anni, e come insomma già ci aveva visto lungo anche un editore qualche anno fa. Sì, ora, a onore del vero, la nostra mostra contempla vari e molteplici output della creatività di Dalí. Come ricordavo prima, abbiamo i libri, abbiamo una campagna pubblicitaria realizzata per le ferrovie francesi,
Abbiamo una raccolta di dischi incisi e realizzati da Dalì. E poi sì, ci sono queste illustrazioni che sono il cuore dell'area museale della nostra mostra, che sono molto belle, la cui storia è molto particolare. Come lei sa, la Divina Commedia è stata illustrata da decine di artisti nel corso dei secoli, alcuni importantissimi. C'è una commedia illustrata anche da Botticelli, un codice. Il più celebre illustratore della Divina Commedia è l'ottocentesco Gustave Doré. Però il governo italiano nel 1950, in previsione dei 700 anni della nascita di Dante Alighieri, che sarebbero caduti nel 1965, commissiona a Salvador Dalì una edizione ufficiale dello Stato sotto l'egida dell'Istituto Poligrafico. Dalì lavora per 9 anni alla realizzazione di questi 100 acquerelli che avrebbero accompagnato l'edizione ufficiale della commedia. Arriva a esporli a Parigi in un bellissimo museo, che è il Musée Gallienat, e se non che il governo cade, come spesso succede in Italia, e in mezzo a questa vicenda alcuni settori dell'opinione pubblica italiana sollevano una polemica incentrata sulla scelta di un artista straniero per illustrare la più importante opera letteraria italiana. Il nuovo governo che si insedia decide di darla vinta a questi settori della opinione pubblica del paese e ritira la commissione. A quel punto, come lei ha ricordato, le edizioni Salani, di Mario Salani, e le edizioni di Scienza e Arte di Roma in Italia, e un editore francese particolarmente raffinato, pubblicano nello stesso momento in Italia Salani e in Francia Les Aigles Claires, questi bellissimi volumi che riproducono con delle foto incisioni a stampa sul legno gli acquerelli di Dalì. Quindi molti motivi per venire a vedere questa mostra, e poi sicuramente voi ne farete delle altre sempre con questo spirito immersivo ed emozionale, possiamo dire così, no, dottore? Sì, sicuramente. Come stavo cercando, può anticipare un'altra mostra dopo? Cercando di dire prima, la mostra si compone di due momenti: un'area più tradizionale, museale, in cui sono esposte le cose che ricordavo, e un'area di 500 metri quadri in cui prende corpo la narrazione immersiva, che è il racconto della produzione artistica di Dalì attraverso quelli che sono i linguaggi della narrazione digitale. Ci auguriamo anche su altri pittori, anche italiani, insomma, progetti futuri. Prima di salutarla, io so che lei ha curato la traduzione per alcuni editori, tra cui il volume L'emergenza delle prigioni, interventi su carcere, diritto e controllo, nel 2018. Ecco, veramente, prima di salutarci, dottore, visto che lei cura molto questi aspetti editoriali e mi piace molto a livello di scrittura e di formazione, così un termometro sulle carceri di oggi. Sì, quello è un vecchio volume del 2011, pubblicato dall'editore La Casa Ascher di Firenze,
che è andato a recuperare la storia di una vecchia esperienza politica di un gruppo di intervento sulle prigioni animato dal filosofo francese Marcel Foucault, il quale a cavallo tra gli anni 60 e 70 aveva portato, come dire, alla luce dell'attenzione dell'opinione pubblica la questione politica dello Stato delle carceri francesi e, diciamo così, della natura della vita delle carceri, che è un tema ancora molto caldo, come sanno coloro che seguono la questione, forse ancora più caldo di quanto non fosse 50 anni fa, perché la pandemia ha reso il problema scottante, ma credo che se ne dovrebbe parlare molto di più di quanto non si faccia tendenzialmente. Bene, io le auguro grandissimi successi, perché so che lei è un grande scrittore, e la voglio salutare con questa frase del grande, appunto, Einstein, che diceva: uno dei motivi più forti che conducono gli uomini all'arte e alla scienza è la fuga dalla vita quotidiana, con la sua dolorosa crudezza e la tetra mancanza di speranza, dalla schiavitù dei propri desideri sempre mutevoli. Quindi un omaggio alla cultura e al sapere. Va bene, dottore? Grazie mille, arrivederci. Grazie. È stato un piacere. Bene, dopo questo viaggio dalle Marche alla Toscana e in particolar modo a Firenze, vi aspetto per l'ultima parte veramente, veramente elegante. A fra poco. Ed eccoci, cari telespettatori, al momento conclusivo della puntata, per un momento, come vi avevo preannunciato, molto elegante. Perché elegante? Perché parleremo di buone maniere, ma anche di molto altro, con il conte Nanni Marcucci Pinoli, a cui do il benvenuto. Buonasera, conte. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il mio invito. E io la introduco con una citazione di Emily Post, che è stata un'attrice e scrittrice molto americana, molto importante. Le buone maniere riflettono qualcosa della propria interiorità, un senso innato di considerazione per gli altri e di rispetto per se stessi. Sì, io più che buone maniere nel senso usuale del bon ton, mi interesso più alla sostanza, quindi a comportarsi bene, e da anni faccio questa rivoluzione del buon esempio. Ho scritto tanti articoli, ma anche libri e conferenze, per fortuna ho invitato anche all'università, perché ritengo che il buon esempio sia fondamentale. Non servono tante chiacchiere o tante punizioni, si impara a camminare guardando i genitori, dal buon esempio dei genitori, si impara a parlare dal buon esempio, e quindi non serve a niente, insomma, urlare o dare schiaffi o punire, anzi, delle volte si ottiene il contrario. Quindi sono per il buon esempio, e in questo momento ne serve tanto, perché sono più i cattivi esempi. I giornali sono pieni di brutte notizie, di volgarità, di violenze, di ingiustizie, e così tutti i programmi televisivi. Ma quello che mi fa più impressione negli ultimi tempi sono le morti per femminicidio e le morti sul lavoro. Cioè, invece che diminuire, sono aumentate enormemente e continuano ad aumentare. E quello che è tragico è che non prendono provvedimenti, cioè fanno solo repressione. E esce nei giornali grandi titoli per un giorno o due, poi un articoletto, poi dopo mesi parlano eventualmente di un processo e alcune volte, non sempre, di condanne per andare a finire in prigioni, dove invece che migliorare peggiorano le persone, perché non è più come dicevano a tempo del Cattaneo, che la prigione doveva essere educativa.
ma punitive. E invece sono punitive e per cui peggiorano ancora quando escono le persone. È vero. E in più riportano sempre i giornali queste cattive abitudini, queste violenze incredibili e siccome c'è lo spirito di emulazione continuano a aumentare i femminicidi, aumentare le morti sul lavoro, che a me fa paura, proprio a me, siccome mi metto nei panni degli altri, delle famiglie che soffrono veramente per cose serie, poi sentir parlare di stupidaggine alla televisione o leggere nei giornali sempre le solite cose. E una grande responsabilità ce l'hanno alcuni politici, ma anche i giornalisti, che continuano sempre a ripetere, se fate caso, prendete un giornale di un anno o due fa, e dicono sempre le stesse cose. Ma è mai possibile? Stanno adesso, per esempio, come esempio, il coronavirus, e seguono chi è a favore, chi è contro, però dicono sempre le stesse cose, no? Ma insomma, sembra assurdo, parlano evidentemente quando pensano di parlare con gli stupidi. Uno non può andare avanti anche nei programmi televisivi, questi talk show, dicendo sempre le stesse cose, poi si azzuffano, parlano uno sopra l'altro con una maleducazione incredibile, senza dire mai niente di nuovo, mai niente di nuovo, e senza mai pensare alle cose più importanti come appunto le morti sul lavoro, le morti per femminicidi, per suicidi, per violenza alle donne. E quando invece non solo sarebbe da parlare, ma verrebbe affrontare i problemi alle origini, cercare le cause, perché è inutile se no. Le cause ci sono, perché c'è una dilagante maleducazione. Purtroppo le famiglie non hanno più quella funzione educativa che avevano una volta, che stavano in casa, perché i genitori escono, fanno la loro vita, lasciano i figli davanti alle televisioni. I bambini una volta leggevano le favole con una morale, adesso ci sono queste cose giapponesi, insomma, incredibili. Assurdo. Non c'è più il servizio militare che era, insomma, in parte educava le persone. Certo. Non si studia più nella scuola l'educazione civica, non ci sono più le parrocchie dove si stava e si imparava, insomma, un po' questa vita sociale. E quindi sono tutti allo sbando e continuano a far del male senza neanche accorgersi. E siccome c'è l'emulazione, c'è un'emulazione sul male invece che sul bene. Io appena laureato, ho fatto per 14 anni l'avvocato e anche l'assistente all'università, mai successo che uno tirasse, l'ho detto anche altre volte, l'acido in faccia a un altro. Poi è iniziato uno e giù altro. Hanno emulato. Mai nessuno tirava i sassi dai ponti sull'autostrada, è incominciato uno. Perché? Perché c'è un'emulazione sul male. E invece io vorrei invertire e fare un'emulazione sul bene. Parlare delle cose fatte bene, in modo che si sappiano, in modo che anche gli altri facciano lo stesso. E per questo do dei premi, do il premio Raffaello ogni anno a chi fa grandi cose per l'arte e la cultura, do il premio a chi fa del bene o si comporta bene o dà il buon esempio, come ho dato a persone che hanno riportato il portafoglio con grosse cifre dentro, oppure chi ha sottofatto nel porto d'inverno per salvare un bambino, 10 fanesi che andavano tutte le domeniche nelle zone terremotate delle Marche, insomma. Cerco di dare questi premi del buon esempio e ultimamente do anche il premio agli artigiani degli antichi mestieri. Bello. Perché sono persone veramente da prendere come esempio, perché sono oneste, hanno una grossa dignità, grandi competenze. Adesso l'ultima volta l'ho dato a Rotella, che è un grande orologiaio, un vero artista, perché non solo accomoda gli orologi, ma se manca un pezzo lo rifà, capito? Grande. Fa la rotella, fa la molla. Grande. Ed è un'onestà incredibile, perché spesso lavora mezz'ora e dice no, niente, ci ho messo mezz'ora. Mentre altri si fa andare 50 euro solo per il diritto di chiamata, capito? Cioè, e invece vengono premiati sempre le persone che fondamentalmente non fanno nient'altro che il loro dovere, giusto, il loro lavoro, e sono già pagati per quello. Per quello. E poi concludo con quest'altra ingiustizia. Mettono sempre ai professionisti questi premi, avvocati, medici, ingegneri, architetti, che vanno tra l'altro in italiano scritto con la
prima lettera maiuscola, e poi muratore, falegname, no, idraulico, minuscola, come se fossero invece... persone, che invece quasi sempre sono persone molto degne, e più degne di altre. Quindi dobbiamo, ho voluto dare questo premio per dare il buon esempio. Ma a te dovremmo dare un buon un premio, perché è veramente un grande imprenditore il nostro Conte, dà lavoro a tantissime persone. Io mi do da fare persone. Per cercare di fare il meglio. Di quante ore lavori al giorno, perché l'ha detto prima? Ma adesso alla mia età ho diminuito, ma per tutta la vita lavoravo 16-18 ore, ma è capitato anche 20 ore. Grande. Anche perché dormo solo 4 ore e mi bastano. Adesso sono passato 12-14 ore. Madonna, un grande, ma tanto il Conte ci farà compagnia ogni puntata con queste pillole e quindi potremo solo emularlo e prendere esempio. Io ringrazio il Conte. Grazie a te e buongiorno a tutti. E saluto i miei telespettatori con questa citazione, farò felice anche il Conte, di Picasso, questo pittore e scultore spagnolo: l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. Così, diciamo, rimaniamo privi di polvere. Grazie e vi do appuntamento alla prossima puntata.